delle classiche riunioni che facciamo in itinere, diciamo, per permettere a tutti di fare il punto della situazione sull'andamento dei campionati, in modo da sciogliere questi nodi di ordine personale e per cercare attraverso dei colloqui anche una intensificazione di quelli che possono essere i rapporti conoscitivi con gli stessi appartenenti a questo luogo. Direi però che ho colto con estremo piacere quanto mi è stato proposto dal vostro Presidente per cercare di portare, ove mi è consentito, dove mi è lecito formulare qualche giudizio relativamente a quelle che possono essere le attese di una sezione che so alle 8 in punto si è iniziato, quindi non so quando si terminerà. Prego. Io facevo parte fino al 1986 della Federazione Italiana Gioco Calcio Femminile, sì, come arbitro. Io innanzitutto sono felice di vederti, scusami se ti do del tu, perché è un sogno di tutti noi piccoli arbitri di vedere il grande Gigi Agnoli. Era più carino prima, Sì, io sono nato come arbitro del calcio femminile, per cui vedevo in voi qualcosa di più grande, però mi divertì, per me era no, non era così. Mandami da l'occasione di poter parlare, anche se non in termini precisi, perché come tu sai c'è una commissione nella quale troviamo collocazione io, il disegnatore della Serie A B, Paolo Casarini, c'è Diego De Leo, che poi abbiamo il dottor Pennacchia, nella commissione c'è il nostro capo della commissione medica, ci sono 4 o 5 persone con sigla in testa della federazione che trattano tutti gli argomenti di ordine fiscale, di ordine diciamo legislativo. Allora vi dico subito, il calcio professionismo sarà un'isola riservata a pochissimi e sarà trattato, e stiamo trattando, le metodologie applicative di come si deve gestire eventualmente queste persone. Dovrà essere eventualmente uno stimolo nelle categorie inferiori per avere un miraggio, se vogliamo, concretizzabile qualora le risposte possano essere attendibili, ma nel tempo diciamo che può essere un grandissimo spunto sul quale incidere per capire che attraverso l'esercizio di questa attività arbitrale, se fatta e portata avanti, al di là di tutto, con estremo significato apprenditivo, no? Vale a dire, io non faccio l'arbitro solo fischiando la domenica, ma ne faccio una questione di motivo di vita, di quotidiano, no? Esercizio di allenamento, esercizio di confronto, di dialogo con tutto e con tutti, per cercare di esaltare le mie doti e per proporle, per un crescere in termini positivi sotto il profilo personale, no? E questo può essere una grossa incentivazione. Per quanto riguarda adesso uno dei movimenti molto simpatici che abbiamo fatto, penso siano quelle 500 borse di studio che verranno, sembra attuabile la cosa, date, e sono borse di studio di 1.100.000, come incentivazione nei confronti di ragazzi che sul piano del profitto sport, scuola e attività arbitrale esercitano questo tipo di attività in termini veramente validi. Però noi stessi della Serie C adesso, per esempio, in un'indagine che facciamo statisticamente e anche per poter buttare, perché siamo alla soglia proprio che si deve aprire nei confronti, no? E dico con estrema chiarezza che siccome adesso gli anni che devono ancora passare sono 2 prima di aprire a quello che è stato la federazione stessa che ha voluto nel Consiglio federale di dire vogliamo gli arbitri professionisti. Io continuo a dire che non sono totalmente d'accordo. Dico che un esercizio professionale, sia di manifestazione massima, tutela professionale, però che un arbitro che deve avere, visto anche l'età a quale si arriva, un lavoro che lo accrediti in maniera tangibile, che lo collochi in un contesto sociale in termini veramente propositivi. Questa fase poi di subentro di questa attività professionistica deve collimare con l'opportunità che lui ha di rispondere a questa richiesta, vale a dire accetta questo ruolo primario,
mantenendo in vita anche questo tipo di rapporto che ha, non so come, con la sua, col suo ente, con la sua istituzione, con il suo istituto di credito, con la sua assicurazione, con il suo negozio, ma in maniera però che l'attività arbitrale diventi primaria. Questo anche perché, per dare tutela e garanzia che se un domani io faccio un contratto e questo contratto magari ha una scadenza biennale o triennale, non mi garantisce dopo un recupero di quella che poteva essere un certo tipo di attività. E non vorrei, del resto, anche... Sì, ma sarebbe banale. Non vorrei anche creare delle illusioni, no? Non vorrei che nel momento in cui sono in 119 che ambiscono, solo 6 che possono arrivare, creare 111 che veramente si sentono negletti, perché diventa un elemento di lavoro vero e proprio. Quindi quando dici di no non soltanto alle valenze di ordine tecnico, ma alle attese di ordine magari economico. Questo non è giusto. Nel contempo, un'altra cosa da tenere presente, ed è molto importante, è che nell'esercizio di tutte le varie attività professionistiche che ci sono nell'ambito del calcio, non vorrei invece che avvenisse qualcosa di contrario. Il giocatore che dovrebbe fare il solo professionista, e noi sappiamo che nella stragrande maggioranza dei casi fa anche l'assicuratore, fa il propagandista, fa questo e fa quello, invece, quindi invertiamo già la tendenza, diciamo no. Un lavoro che però deve essere modificato. Come? Con congedimenti giusti e validi. Faccio un'ipotesi: se noi abbiamo il Banco di Sicilia che ha un arbitro che può passare dalla Serie C alla Serie A perché ne ha i requisiti, sarà la stessa organizzazione che dovrà premunirsi per far sì che lui mantenga il suo posto di lavoro nell'ambito del Banco di Sicilia con la qualifica che magari ha, facendo che cosa? Permettendogli di esercitare come ruolo primario l'attività arbitrale, congelando magari questo lavoro, o meglio, mettendoli in condizione di promuovere un'attività di esterna, di pubbliche relazioni, riferendosi a un'attività sportiva, creando quindi un abito addosso a questo arbitro che non vanifichi magari tutto quello che è stato l'esercizio di un'attività che aveva prima. Se è un medico e lo faceva a tempo pieno, sceglierà l'esercizio del tempo definito, oppure troverà l'escamotage per trovare uno studio o qualche cosa a livello privatistico che gli garantisca l'esercizio magari di 2-3 volte alla settimana della propria attività, in modo tale che quando smette l'attività arbitrale è un medico che non ha perso. Dice la FIFA 93, questa è, non so se Paolo te l'ha detto, te l'ha accennato, parla di arbitri che al massimo devono avere 38 anni, ma sai cosa significa? Significa che di questi che ho io rimango con 10, 15, 20 nel giro di 3 anni. E allora devo essere, che cosa? Coerente invece nel tenere presente un dato di fatto molto importante. Ma se le regole sono queste, noi non possiamo andare contro le regole. Dobbiamo però, in questo caso, e parlo di tutti, quelli che sono le categorie inferiori, dare una testimonianza che qui siamo cresciuti come uomini. L'accettazione della regola. Perché se la fanno nuova vuol dire che c'è necessità di cambiare. E se vogliono cambiare, si cambia anche dando la testimonianza che qui dentro abbiamo insegnato alla gente a crescere. Quindi non sbattendo le porte, aizzandoci, ma con un confronto serio, come ti dicevo prima, propositivo al massimo, dialogo. E se si dialoga forse si riesce anche a vedere dove può stare anche l'errore. Ti dico una cosa che qui dopo è risaputa: il commissario è la tara che gli arbitri hanno. Tutti. E gli arbitri che sono qua diventeranno commissari. Perché poi questa è la cosa stupida, no? Che tutti diventeranno commissari. E tutti o quasi tutti arbitrano in funzione di questo cazzone che non conta una madonna. O conta molto se lo volete ascoltare. Perché se conta soltanto per l'esercizio del voto e non volete ascoltare e volete solo arrabbiarvi quando è negativo, non conta niente. E invece serve ed è molto utile, è fondamentale. Ma sai dove è fondamentale? Quando l'insegnamento che ti dà tu lo filtri, lo coniughi con la prestazione, trovi quelli che sono le novità che ti ha detto, i modi nuovi di modificare un po' alla volta quegli atteggiamenti di campo che ti trascini dietro. Ma se tu vai solo per l'esercizio matematico, schematico del voto, che mi serve per rapportarlo a tutti gli altri e per avere in questo caso specifico, in quest'anno di transizione, una media matematica anche di questi fatti, perché più fatti mi danno una realtà, no? Potrò sbagliare uno, ma
tutti trovano su 25 commissari o 20 o quale uno che non ha capito, che non è entrato in sintonia con la volontà dell'arbitro, ma ne avrà trovato anche uno che invece è entrato due volte e che gli ha detto che ha fatto una prestazione eccezionale e quel giorno era un brocco, no? Ma è possibile che trovano invece sempre tutti che li danno addosso? Ecco dove ci deve essere chiarezza. E soprattutto uno deve cancellare dalla testa che là fuori c'è il commissario. Deve arbitrare per mettere in funzione tutti i meccanismi che lo qualificano come arbitro. No, io devo apparire così. Domenica quello mi ha detto colà. Entra e gli dice una cosa, ma sa che domenica me ne ha detto una contraria. Ma può darsi che il tuo atteggiamento di campo sia stato questo, e può darsi che anche la maniera con la quale un commissario interpreta, anche se si cerca un'uniformità di interpretazione, sia difforme uno dall'altro. Però, viva Dio, se noi andiamo a vedere un giocatore che viene catalogato da 5-6 responsabili di testate diverse, ma uno gli avrà dato 8, uno 7,5, uno 7, può dare 8, gli dà 4 o 5. E viceversa, all'arbitro magari, perché è un locale che vive di passione intima, no? E l'arbitro ha toccato la squadra, allora il giornalista in buona fede, l'amore per la sua squadra non riesce a cancellarlo inconsciamente. Esterni al giudizio dell'arbitro, durante la direzione di una gara, per esempio la moviola in campo, o il campanellino che suona quando la palla supera la linea di porta, eccetera. Indubbiamente pensare che la sfera di campo, no? Concepita come agli inizi del calcio moderno e non so portata avanti per quanti anni ancora, mi sembra utopistico, prima o dopo qualche cosa muterà, no? Muterà perché già adesso questi elementi sono di supporto validissimo per noi nella valutazione, o meglio, nell'accogliere quegli atteggiamenti di campo negativi che gli arbitri hanno, no? E quindi proporci in termini più logici, più pressanti. Vi faccio un esempio: noi abbiamo adesso una struttura esterna che mi dà una mano, dove ci sono dentro dei psicologi, una sociologa, persone che sono deputate a prendere e filmare determinate partite. Queste partite che si filmano adesso non vengono filmate per dire dove l'arbitro sbaglia. Anzi, da gennaio in poi, noi queste cassette le duplichiamo e le diamo al diretto interessato con una nota informativa. Perché? Perché lì non viene visto l'arbitro nel contesto della gara, vale a dire la partita, l'arbitro che ha fischiato quella punizione che c'era e non c'era, eccetera. No, va a mirare su che cosa? Sugli atteggiamenti che l'arbitro ha, sul modo con il quale esercita una progressione, uno spostamento e altre cose. Lo riteniamo molto importante perché? Perché un arbitro, se si vede e noi gli facciamo il menù, può capire maggiormente come deve cambiare. Io esaurisco subito la tua curiosità dicendoti, Nicolosi, correggimi se per caso sbaglio con la cifra, ma non penso. Allora, attualmente gli arbitri in forza alla Camera, parlo di Alessandra che fuori se mi vede una bella ragazza, comunque la libertà di parola, però tu devi sapere che rimane inalterato il fatto che tu della partita oggetto di eventuali inchieste di opinione non devi mai, quindi dovete saperlo anche voi, tu non hai l'opportunità di poter concedere interviste relative alla prestazione tua. Da parte dei giocatori come un giustiziere, come uno sceriffo, insomma, insomma c'è un abisso tra le due parti. Ora dico, in che modo si può colmare questo abisso? È necessario secondo me. Allora, primo, cercando di intuire come hai fatto quelli che possono essere gli atteggiamenti negativi che tu hai elencato, che forse sono da entrambe le parti, vale a dire il giocatore, non tutti per fortuna, ma il giocatore vede l'arbitro come hai detto tu, uno sceriffo, uno giustiziere, tanti lo vedono, qualcuno dice mamma mia cosa è successo. Un attimino, sono rimasto affascinato dalla chiacchierata di Agnolini che ho sentito tante volte, ma che stasera è stato grande, questo senz'altro, ma la mia delusione resta, questo lo volevo esprimere sinceramente. L'altra cosa che volevo dire, e qui parlo
da siciliano. No, lo siciliano lo dico dopo. Io condivido quello che ha detto perfettamente Gigi, che si trova a combattere una battaglia terribile nella sua cancì. Cioè l'organo tecnico che lui dirige tanto brillantemente, effettivamente è il perno di questa nuova riforma dell'AIA e del professionismo, del futuro pseudo-professionismo. Il perno, perché chiaramente gli alberi che arriveranno al professionismo saranno fra 2 anni, cioè sono quelli che lui gestisce in questo momento. Per cui la scelta, io modestamente, cioè con molta con la limitatezza dei miei mezzi, ho vissuto 2 anni di cancì ed è un lavoraccio era stato un lavoraccio difficile, lo è ancora di più oggi, per cui io effettivamente faccio gli auguri a tutti loro di un buon lavoro e sono sicuro che sotto la guida di Gigi tutto andrà in porto. Però è una scelta difficile. Scelta difficile perché i problemi aumentano e non conosciamo i problemi che saranno, che ci ritroveremo fra 2 o fra 3 anni. È traumatica per le dismissioni, perché è la più dolorosa. Per le promozioni un po' meno. E io qua mi permetto di dare a Gigi, ecco qua innesto il siciliano e torno al discorso dei vulcani e delle pianure padane, no? E la scelta diventerebbe facile con un discorso semplicistico. Mi permette la battuta, Gigi, eh? C'hai 8 arbitri siciliani, fanne fuori 2 e gli altri 6 rimani in Serie B. Tutto qua. Allora, citando la battuta, è spiritosa, ma diciamo che è anche abbastanza logica, no? Di un innamorato della propria terra, e dove lui mi accusava di incapacità, se si aspettava qualcosa. Adesso vi spiego perché. Il nostro staff di segreteria è composto da 2, ce n'è qua una signorina delle nostre 2, ma i motivi perché non è venuta, non soltanto questa persona, ma anche un'altra che parlava di bianco-nero, perché c'è una signorina che si chiama Joan Mitchell, che è una dottoressa, che è una sociologa americana, e accettato di buon grado, visto che io l'avevo vista lavorare in Italia 90, accettato di buon grado di far parte come esterna dello staff della nostra organizzazione. Per me dove